Un'avvertenza che vive una preoccupante fase di stallo. Si tratta di 131 lavoratori impegnati nelle bonifiche leggere a Taranto e licenziati lo scorso 24 febbraio poiché il contratto non è stato prorogato. Impegnati nel progetto Verde Amico, che li ha visti per quattro mesi all'opera in attività di bonifica, finanziata con fondi ministeriali individuati dall'ex commissario alla bonifica Vera Corbelli. Ora percepiscono l'assegno di disoccupazione, ma il futuro è davvero incerto. Gli operai, già in forza a Taranto Isola Verde, società della provincia di Taranto fallita cinque anni fa, sono stati impiegati nella società comunale Infrataras con un contratto a tempo determinato in attività di bonifica leggera lungo le sponde del Mar Piccolo e al quartiere Tamburi. Salvatore Stasi della Confederazione COBAS ha organizzato il presidio dinanzi alla Prefettura di Taranto. I parlamentari ionici sono stati invitati stamattina a venire qui. Nessuno si è presentato. Nessuno si è degnato a rispondere, ma non a Salvatore Stasi dei Cobbas, ma a 130 più 10, 140 famiglie. Chiedo anche le dimissioni del Presidente della Provincia, non molleremo, perché rispetto a loro invece c'è cioè chi come la Regione e il Comune, altrettante istituzioni, si stanno muovendo per rivolgersi al nuovo governo, per avere un incontro e proseguire questo progetto.